Un saluto a tutti quelli che mi stanno sostenendo. Adesso io vi parlerò del satanismo. Satana, come tutti sappiamo, come pochi sanno, è colui che vuole dividerci da Dio, anche se è stato Dio quello che ci ha creati. Satana è solo una sua creatura, un angelo decaduto. Noi siamo tutti creature di Dio perché Dio ci ha creati ad uno. Satana vuol farci credere che né lui né Dio esistano, rendendo tutto il mondo atei, come ha fatto il comunismo. Questo è del satanismo, sono dei perversi mentalmente, spiritualmente e anche sessualmente. Usano i loro riti di sabba, lo sperma e il sangue delle mestruazioni e poi se lo bevono tutto ad un sorso. Quello che significa la parola Satana, colui che ci divide, approfittando di come siamo ingenui e di come siamo facilmente corruttibili, ci vuole allontanare facendoci credere che non esistono né lui né Dio. Il fatto del satanismo, come credono i satanisti, dal punto di vista dei satanisti, è prendersi cura di se stesso e credere che loro sono i più importanti di tutti, mettendo al primo posto se stessi, come se loro sono i superiori. Questo Dio vuole che ognuno di noi ci amiamo l'un l'altro e non c'è niente di male essere figli di Dio e credere in quello che dice Dio. Non dobbiamo mai credere nel satanismo, perché il satanismo è la cosa più pericolosa dopo la mafia. Che la mafia è un insieme di pervertiti schifosi che non fanno altro che spacciare la droga e far pagare il pizzo. E quello che dobbiamo fare è denunciarli, anche i satanisti, perché, come stiamo parlando prima del satanismo, è una cosa così brutale, apparentemente stupida ed insignificante, e che rende stupidi chi crede in loro e chi ascolta quella musica scema come loro e ci allontana da Dio, unico nostro vero creatore. Un abbraccio dal gran mitico.